Sì, beh, adesso non è che posso far partire ogni motovlog qua, sennò mi prendete per il culo e capite che faccio benzina sempre, no? Guarda lo scemo, continua ad andare a far benzina la moto che ciuccia come una troia. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo motovlog. Quest'oggi andremo a farci un giretto verso Briabona, Monteviale, insomma quello che troviamo, il giretto che viene fuori lo teniamo buono. Faremo questo giretto qua e vi parlerò di uso della frizione. Allora, la frizione è un elemento fondamentale presente nella moto. La frizione è un organo atto a trasmettere il moto cinetico rotatorio del motore, l'energia prodotta dal motore, e farla passare alla trasmissione. Quindi la frizione è un organo di comunicazione vero e proprio tra il motore e la trasmissione. Un po' di ombra, perché sennò mi sciolgo e trovate budino. Ora siamo in neutral, tirate la frizione, mettete dentro la marcia e aspettate che arrivi il verde. Poi accelerate e sentite. Mollate la frizione e accelerate finché il regime del motore non rimane costante, e continuate a tenere lì la frizione finché non sentite che la moto ha preso bene velocità, in modo tale che quando la mollate non sentite quel buh, quell'ulteriore strappo. Ovviamente dovete fare un po' di pratica. Guarda mamma, senza mani. E tenete i giri così, poi la mollate, tenete i giri un po' più alti in modo tale che la moto abbia schiena, sì, ma non la fate soffrire. Che bello il CB1000. Se via difficile andare via così, va che mestiero, se via difficile, dai no! Grazie e sacramenta! Adesso ci divertiamo tra le curve! Sì sì sì! Sorgo di chi? Sorgo di lì! Sorgo dappertutto! Guarda che roba! Dio madonna, cosa cazzo fa questo? Qua la linea di mezzo neanche ci sta, dovrebbero dargli una spitturatina, pim pum pim, una bella spitturata. E voi pensatevi che dopo questo tornante la Priabona non c'è più. Toh, guarda, una vasca da bagno in mezzo alla strada. Dai però, oh, parli al telefono mentre guidi, razza di handicappata. Persone che stanno al telefono mentre guidano. Oh, dove sono finito? Quindi ragazzi, non si va né a Monteviale né ai castelli di Giulietta e Romeo. E allora cosa si fa? Bella domanda! Oh, tutti verdi li ho trovati, tutti verdi, non è che ero cieco io per caso, perché mi si stanno sciogliendo i coglioni. Testa di cazzo fai?
ragazzi, per questo motovlog è tutto. Io sono sudato marcio, ma va bene così, dai. Mamma mia, sono un po' svariunato. Diciamo che per questo motovlog è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.